ragazzi, siamo Remy e Molly! E oggi abbiamo una notizia incredibile per voi, perché finalmente è tornata... Abbiamo trovato una cosa fantastica! Ed è tornata una serie che vi piaceva tantissimo, dillo tu Remy! Allora ragazzi, oggi abbiamo trovato, e non si sa come abbiamo fatto... Non possiamo dirlo, Esatto, non si può dire. Abbiamo trovato il numero di telefono di Stumble Guys! Cioè ragazzi, quel giochino cui giochiamo sempre, che ovviamente conoscerete già. Abbiamo trovato il numero del personaggino principale e non vediamo l'ora di chiamarlo! Ok, come sempre voi dovete lasciare un bel mi piace ed iscrivervi subito al canale, ok? Esatto, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, perché presto arriveremo ai 600.000 e ci sarà uno speciale! E poi consigliateci qua sotto nei commenti chi altro chiamare, perché abbiamo chiamato il Grinch, Babbo Natale, Huggy Wuggy, un sacco di persone! È vero, abbiamo chiamato anche Red, li abbiamo chiamati tutti, allora non si sa come ogni tanto riusciamo a trovare i loro numeri. Però dobbiamo stare attenti, perché a volte si arrabbiano, vero Molly? Oppure non sì. ci conoscono, Però prima vi vogliamo fare vedere una cosa che non c'entra nulla, però ve la vogliamo far vedere. Ma che cosa? Io non lo so. Abbiamo una nuova coperta pizza! No! La nostra coperta pizza! La coperta pizza, questo col salame piccante, vi piace? Wow, bella la coperta pizza. Ehi Molly, ma avevamo detto che quella era la mia. No, questa è la mia. Guardate ragazzi, è tonda come una vera pizza, mi fa venire fame. Se lasciate abbastanza mi piace, Molly prenderà un altro tipo di coperta, ma non posso dirvi quale. Ho un'idea, Molly? Che idea? Ho un'idea. Compriamo tutte le coperte a tutti i gusti di pizza? Shh, non possiamo dirlo. Se loro lasciano abbastanza mi piace, compreremo un'altra bella copertina. Allora ragazzi, scriveteci qua sotto nei commentini di che gusto volete la nostra prossima coperta pizza. Molly, ma che cosa fai? Mangio la coperta. Allora ragazzi, nel frattempo ho recuperato il mio telefono e guardate, ci ho messo una cover rosa, vi piace? Allora, adesso devo cercare il numero di Stumble Guys, lo dovremo chiamare. Allora dobbiamo stare molto attenti, perché ovviamente non sappiamo lui che cosa fa, se sta giocando, magari interrompiamo il gioco di qualcuno. Allora stiamo molto attenti, adesso lo cerchiamo subito, vediamo. Magari ci ha dato il numero sbagliato e non è neanche lui, aiuto! Ok ragazzi, guardate, lo stiamo chiamando! Stumble Guys, ragazzi! Vediamo, sta suonando però. Sentiamo? Dai, rispondi! Suona libero, perché non ci risponde? Ho capito, forse sta giocando, forse è in finale, oppure sta girando la ruota, Remy. Ma non ci risponde! Niente. E allora adesso come facciamo? Allora, aspettiamo un po' che magari poi risponde, perché secondo me sta facendo la finale. Ok, allora facciamo così, interrompiamo questa chiamata e lo richiamiamo tra 5 minuti, perché sicuramente avrà finito di giocare o no. Sì. Ok ragazzi, lo stiamo richiamando, sentiamo? Sì, proviamo. Vedi, secondo me sta giocando, secondo me sta giocando. Oh, ha risposto! Lui... Pronto? Chi è? Stavo girando la ruota. Chi mi disturba a quest'ora? Ok, ok, non ci posso credere. Ciao! Ma non sul serio! Ciao, ma quindi sei veramente il personaggino di Stumble Guys? Ma sei davvero tu? Sì, sono io. Ma come avete fatto a trovare il mio numero? Non ci credo. Siete degli hacker? Ui. Guardate che vi faccio bannare. Non vale sta barare su questo gioco. Si può solo shoppare tante bellissime skin. Proprio come sto facendo io adesso. Ui. Non ci credo. Sì. No, 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 non siamo degli hacker. No, no, giuriamo, non siamo degli hacker, vero ragazzi? Non siamo degli hacker. Abbiamo trovato il tuo numero e abbiamo pensato di chiamarti, perché noi giochiamo e ci piace un sacco il vostro gioco. Sì, il problema sì. è che non riusciamo a trovare tutte le skin. Ecco. Ma spiegaci una cosa, tu che sei dentro il gioco, hai tutte sì. le skin? Io ho tutte le skin, perché sono il primo ad aver finito il gioco. Ci sono dentro. Nessuno mi va a dare il numero di te! Ok, ma ci puoi insegnare dei trucchi segreti per vincere sempre le partite su Stumble Guys? Sì, 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 ti prego, dai, ti prego, vogliamo vincere, soprattutto io che ogni volta perdo, perché non sono molto pratica e non sono molto brava. Molly ogni tanto ha vinto, però se ci dai un segretino... Non lo so, quindi vorreste sapere dei trucchetti, eh? Va bene, ma in cambio voglio due
200 gettoni Istanbul. Sì, sì, avete capito bene. Quelli viola, sì, così poi questo giro di ruote vincere un sacco. Cosa? Ma noi non abbiamo tutti questi gettoni, come facciamo? Ma infatti... Dai, ma non possiamo chiedergli uno sconto? Non si può fare uno sconto? Uno sconticino. Verrebbe Molly. Ok, dai, siete fortunati. In questo momento c'è l'offerta del 50%, quindi sono 10 gettoni Istanbul per voi. Ce li avete? Li voglio subito, adesso, dai, girate le ruote, giocate con me. Va bene, ma puoi dirci anche come trovare le skin leggendarie, le skin speciali? Perché noi ci proviamo sempre, ma non ce la facciamo mai. E anche quelle più rare, eh? È facilissimo! Prima di girare la ruota, dovete cantare la canzone della fortuna. Così! Ma come? Cioè, è così semplice, ma è impossibile. Cioè, non è che cantando una canzoncina ci riusciamo, secondo me. Magari funziona, lascialo parlare. Certo, funziona sicuro ed è semplicissimo. E in più, per vincere le partite, volete sapere come si fa? Le vincerete proprio tutte con questo metodo. Basterà invertire le mani. Sì, sì, avete capito bene, proprio invertire le mani. Ma scusa, ma come? Già noi non ci riusciamo con le mani normali, figuriamoci con le mani invertite, scusa. Ma è impossibile, io non riesco ad arrivare in finale neanche giocando normalmente. Come si fa a vincere così? Ma sì, fidatevi di me, provate, ora devo andare. Okay. Usate il mio trucchetto e vincerete sempre, ciao, ciao, ciao. Va bene, ok. Ok, va bene, ci proveremo. Ciao, ciao, divertiti, ciao. Non ci posso credere, Rebby, abbiamo parlato con Stumble Guy. Era davvero lui. Comunque io me lo immagino dentro il gioco col suo berrettino che parla con Rebby e Molly. Sì, ma era molto strano, cioè aveva una voce. E poi ragazzi avete sentito la canzoncina, quella faceva troppo ridere. Ok, allora, secondo me dobbiamo provarci, ci stai? Ok, allora io direi adesso di fare una partita a mani invertite. Ok. Così proviamo a vincere. Ok ragazzi, adesso ci proviamo subito. Innanzitutto mettiamo il personaggino della Rebby, quindi la per Rebby, così ci porta fortuna. Ma Rebby, secondo te funziona veramente? Guarda, adesso ti farò vedere. Andiamo a girare la ruota. Vai, gira, vediamo un pochettino. Allora io direi di girare la ruota. Ma devi cantare la canzone. Quando gira la ruota. Vai, 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 vai. Ma non era così. Ma non era... Non era proprio. Ma non è vero. Ma ero a così da quella leggendaria. Non ho vinto nonostante ho cantato la canzoncina. Rebby, secondo me non l'hai cantata bene la canzone. Non l'aveva cantata così lui, eh? Va bene, allora prova te. Prova a rigirare la ruota e cantare la canzoncina. Non me la sento. Provo a giocare con le mani invertite come ha detto lui. Ok, vai. Ma come cavolo si fa a giocare così? Vai, Molly, crediamo in te. Ma come fa uno a giocare con le mani invertite? Vediamo che personaggino verrà. Che mappa verrà, ma ecco. Scusa, che personaggino hai scelto? Lo scheletro, Paint Splash. Oh mamma, ragazzi, Molly sta giocando a mani invertite. Ok, vado, guardami. Ok, Molly, se vinci così aveva ragione lui, Ok, per ora un disastro. Per ora un disastro, Vai, Molly! Ma stai andando bene? Oh no! Rebby, ma è ingiocabile! Ma è ingiocabile! No, ok, ragazzi, io direi che ci ha detto una bugia. Ci ha detto una cavolata! No, assurdo, no. Allora, ragazzi, questa è una cavolata. Se voi conoscete dei trucchetti per vincere o per trovare le skin, fateselo sapere. Esatto, scrivetecelo qua sotto nei commentini perché ne abbiamo bisogno e vogliamo vincere sempre! Ok ragazzi, fateci sapere se dobbiamo richiamare Stumble Guys oppure dobbiamo richiamare qualcun altro perché ci divertiamo veramente tanto. Esatto, eh? Consigliateci qua sotto nei commentini chi dobbiamo chiamare la prossima volta perché noi ci divertiamo sempre un sacco al telefono. E da noi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!